Welcome back to my channel, sono Mr. Nobody. Che bello cominciare finalmente un video un pochino più chill, un video un pochino casalingo, almeno questo inizio. Anche perché negli ultimi 4-5 mesi mi avete visto bello itinerante in giro per l'Europa a bordo di una tonnellata di mezzi di trasporto come aerei, elicotteri, moto d'acqua, motoscafi, catamarani, treni, pullman. E quindi ci stava a spezzare questa routine a cui siete abituati con un video un pochino più pacato, almeno più pacata rispetto alle cose che normalmente siete abituati a vedere in questi video qua. Sono un animale d'esterno, nel senso che mi piace tantissimo stare all'aria aperta, come probabilmente avete capito se avete visto i miei video passati. Anche se ogni tanto mi piace fermarmi un attimo e trafficare tranquillo a casa, anche se non sembrerebbe tranquillo, sono sempre forse un pochino troppo agitato. A questo punto fatemi cominciare con quello che vi voglio raccontare oggi, altrimenti poi parto per la tangente e finisco fuori tema. Dunque, nell'ultimo periodo sono diventato un grande amante delle live di Instagram, infatti mi potete trovare alle peggio ore della notte ad ascoltare un po' di musica, a fare quattro chiacchiere con voi. Ed è proprio in quelle occasioni lì dove mi fate una valanga di domande. In realtà il 60% delle domande che mi fate è molto personale, il restante 40% è un pochino più generale. Infatti andrò a rispondere a due domande un pochino più generali, giusto per rimanere in tema e non raccontarvi troppi dettagli, insomma. La prima domanda che mi fate spessissimo è: ma come mai fai video su YouTube? In realtà non c'è una vera e propria risposta, ho risposto in parte a questa domanda con un video che vi linko qua sopra. E poi in realtà lo faccio perché mi andava di farlo, perché mi piace farlo, non c'è un reale e vero motivo, anzi... In realtà, l'essermi dato delle scadenze, in questo caso il mercoledì e il sabato alle 11 in cui pubblico video, mi rende bello frizzante, mi fa pensare, mi fa creare, mi fa pianificare, mi fa programmare viaggi e queste cose qua che mi tengono bello attivo. E credo sia questa qui un pochino la motivazione per cui faccio video online, ovvero il continuare a stare bello acceso, insomma, per cercare dei contenuti da condividere con voi. E in più mi piace un sacco. Seconda domanda che mi fate spessissimo, e questa mi permette poi di collegarmi a tutto quello che succederà dopo nel video, è: ma quanto tempo ci metti ad editare un video? La risposta che do sempre è dipende, che poi penso che sia la risposta più adeguata possibile. Dipende da cosa? Dunque, credo che poi siano due le variabili che fanno aumentare il tempo che devo dedicare a montare, a editare un video. La prima è la quantità di materiale a disposizione e la seconda è se era un video programmato, insomma, con una scaletta, eccetera eccetera, dove ogni scena era pensata, che non succede quasi mai. Nel secondo caso la cosa è molto veloce, nel senso perché era tutto programmato, devo solo andare a tagliare se ci sono degli errori e mettere tutto in ordine, il che vuol dire, se parliamo di tempo, in una cosa come 2 ore. E dall'altra parte c'è la quantità di materiale filmato durante una giornata. A volte capita, se la mia giornata itinerante in giro per l'Europa è stata molto intensa e ho fatto un sacco di cose, di scaricare i file sull'hard disk e di avere una cosa come 3 ore totali di filmato. Il che vuol dire che io devo passare una quantità infinita di tempo a spulciare tutto quanto per trovare le scene giuste, metterle in ordine, fare i salti temporali, mettere la musica, eccetera eccetera. E a volte capita di spenderci 6-8 ore per montare un filmato da 10 minuti. E rispondendo così a questa domanda mi posso collegare con quello che è successo a me qualche giorno fa, dove mi ero programmato una cosa ma alla fine della giornata mi sono ritrovato con davvero pochissimo materiale registrato. Non è proprio tutta colpa mia, era un po' il contesto che ha fatto andare tutto a rotoli. E quindi questo che segue è il vlog di un completo fallimento di Mr. Nobody nella sua gita fuori porta. Lo sentite anche voi questo riff di chitarra che sta arrivando? Il mio bellissimo arriva a Sheffield accompagnato da questo bellissimo suono. Sono qui benvenuti che mi piacciono. Oh, forse l'avete già capito, ma sono appena arrivato a Sheffield. Quella alle mie spalle è la stazione. Andiamo a vedere cosa ci offre questa città. Ma dovrò essere molto 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 veloce. E
In pratica questa è una sfida, ho 3 ore, in realtà un pochino meno perché il mio treno parte tra meno di 3 ore, per raccontarvi qualcosa a proposito di Sheffield. E può smettere di gridare quello lì comunque, basta, smetti. Per raccontarvi qualcosa a proposito di Sheffield e farvi vedere qualche location di questa città a 50 minuti di treno da Nottingham. È la seconda volta che ci vengo qui, l'ultima volta che sono stato in questa città è stato, credo, 2 anni fa. Sì. È pienissima di gente oggi. Che poi la cosa è molto molto strana, perdonate il rumore, ma mi sono messo vicino a una fontana di plexiglass per raccontarvi giusto le cose. Molto molto strana anche perché oggi ci sono 25 gradi a Sheffield, in realtà ce n'erano anche 25 a Nottingham quando sono partito questa mattina, che poi è stato il motivo per cui mi sono spostato, no? Per andare a vedere una città che non conoscevo con un po' di calore e un po' di luce, che è una cosa molto strana qui in Inghilterra. In questo momento mi trovo a Baker's Pool e quello alle mie spalle è il teatro dell'opera di Sheffield. Che poi mi si vede, sì. Che poi le motivazioni per cui io e il buon Pitt, perché sennò sembra che io giri sempre da solo nel mondo, in realtà c'è sempre qualcuno con me. Le motivazioni per cui siamo qua sono plurime in questo caso. La prima motivazione è che è una bellissima giornata, credo forse l'unica bellissima giornata che avremo in Inghilterra quest'anno. 25 gradi non li vedrò mai più qui in Inghilterra. E quindi non potevo e non potevamo starci a Nottingham, anche perché la conosciamo come le nostre tasche. E la seconda motivazione, questa credo sia una mia motivazione, è che due delle mie band preferite, entrambe sono di Sheffield. Gli Arctic Monkeys e i Bring Me the Horizon. Anche se i Bring Me the Horizon sono una di quelle new entry nelle mie band preferite, perché prima non li ascoltavo tanto, ma da quando sono arrivato in Inghilterra 2 anni fa ho cominciato a capire le poesie dei Bring Me the Horizon, insomma. Ora che ho raccontato le motivazioni per le quali siamo qua in questa giornata, dove andiamo? Al Bioparco. Insomma, in pratica quello che vi dicevo, che è il Bioparco, questa struttura in mezzo a Sheffield, una sorta di serra coperta in cui hanno messo tutte le piante tropicali. In realtà questo posto non capisco se puzzi di bagno chimico o siano le piante che facciano cattivo odore. Pete, stavo cercando di capire se questo odore che sento lo sento solo io, ma questo odore qua. È molto intenso l'odore. Urina. Che a parte tutte le gag e tutte le cose simpatiche sull'odore che c'è qua dentro, che comunque è intenso, è bello prepotente, è molto carino questo posto, anche perché è pieno di localini simpatici che ti danno caffè, drink, insomma questo genere di cose. In realtà l'ultima volta che ci ero venuto a Sheffield mi era piaciuta abbastanza ed è per questo che ci sono ritornato. La motivazione per la quale non faccio spesso e volentieri i video qui in Inghilterra è perché, a parte il fatto che sono un sacco rumorose le città, è perché nel 90% dei casi tutte le città si assomigliano molto, perché hanno tutte quante gli stessi negozi con le stesse catene, e quindi per raccontarvi qualche storia, qualche cosa a proposito della città deve essere un po' più particolare. In questo caso Sheffield è un pochino una Nottingham più grande, con 500.000 abitanti invece che 350.000. Sì, credo sia questa la motivazione. Ma dove andiamo qui? In realtà quello che vi stavo dicendo prima, che ho 3 ore per visitare questa Sheffield, dovrò far di corsa, in realtà si sta rivelando in un vado molto tranquillo perché non ci sono tante cose da vedere. Questa alle mie spalle è per esempio la cattedrale, che ha 2 minuti di cammino dall'ultima location che mi avete visto. 500.000 di abitanti, però tutto molto 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 concentrato. Molto 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 strana la fauna di questa città. È soporosa. Esatto, è soporosa. Credo che abbia qualche problema con l'alcol o insomma le armi in generale, le spade. Quando prima vi dicevo che gli abitanti di Sheffield hanno dei problemi con le spade, non intendevo queste spade. Sì, avevo fatto una pianificazione di questa mia escursione a Sheffield in maniera molto molto sbagliata. Me la ricordavo molto molto meglio ed in realtà
è niente di che. E quindi siamo ritornati alla location dove mi avete visto cominciare questo video, alla stazione di Sheffield. E sai che non c'è più niente da vedere? Sì, c'è una protesi di una gamba nell'acqua, proprio lì alle mie spalle. Una gamba di plastica, una protesi, insomma. Perché? Perché c'è una protesi nell'acqua? Ti stavo per spoilerare il mio nome con il mio milkshake di Starbucks. Ed in realtà questo è il nostro addio a Sheffield, l'abbiamo deciso così. È stata una bellissima escursione, una bellissima gita in una città bellissima. Non so se si vede il mio sarcasmo. Spero di essere riuscito a dare un minimo di senso a tutto quanto per rendere il video piuttosto fluido, insomma. Però è una cosa che mi fa davvero uscire di testa il non avere abbastanza materiale per creare qualcosa come voglio io. Ma non è stata tutta colpa mia, ci ha messo del suo la città, che non era troppo, insomma, avete capito, no? Però sapete cosa? Ci stavo riflettendo adesso. Mi piace ogni tanto fare queste cose un pochino più tranquille, di fare quattro chiacchiere, un po' come faccio nelle live su Instagram. Sì, magari mercoledì faccio qualcosa di completamente casalingo. A questo punto penso di avervi detto tutto e di avervi raccontato, fatto vedere qualcosina di questa Sheffield che non mi è mica piaciuta per niente. A questo punto noi ci vediamo mercoledì con il prossimo video. And that's it, see. Take care and see you later. Ciao. Amici del web, è stato un completo fallimento questo di Sheffield.